Bentornati su Pulizia Barca. Oggi siamo qui per analizzare il Tech Marine, che è un prodotto rinnovatore per il tech prodotto dall'azienda Italia Marine. Ha una funzione particolare perché è un prodotto 2 in 1, quindi riesce sia a pulire sia a rinnovare esteticamente il tech in una sola passata, senza dover applicare quindi due volte il prodotto e fare il doppio della. La confezione nel mio caso è da un litro, come potete vedere è un flacone unico, una confezione da un litro, ha un tappo di sicurezza che quindi si apre a pressione e andiamo subito ad applicare il prodotto. Abbiamo la nostra tavola di tech che è molto consumata come ben sapete e qui in questo caso ho un contenitore con dell'acqua perché il prodotto va diluito in una parte di prodotto su 10 di acqua, quindi diluisco, in questo caso vado ad occhio, però ovviamente possiamo utilizzare anche prodotti che ci aiutano un po' nel dosaggio, come anche dei dosatori. Io di solito uso uno che ho trovato in un negozio, banalmente un negozio di parrucchieri, ma mi trovo molto bene con quello. Il prodotto va quindi, una volta diluito, andiamo ad applicarlo sulla superficie asciutta, quindi non dobbiamo bagnare precedentemente il nostro tech, e andiamo ad applicarlo, quindi cerco di spargerlo in maniera più uniforme possibile. Ovviamente, essendo un prodotto che va applicato sul tech asciutto, dobbiamo cercare di lavorare in temperature non troppo alte, perché il tech con temperature molto alte tende subito ad assorbire i prodotti e ciò che gli diamo per ripristinarlo, e quindi dobbiamo lavorare con un tech assolutamente più fresco. Quindi lasciamo agire il prodotto per circa 30 secondi. Nel mio caso mi trovo bene con 30 secondi, ma a seconda appunto della temperatura riusciamo a controllare, ci rendiamo conto se il tech ha bisogno di più tempo o meno tempo. Un altro consiglio che vi posso dare è appunto utilizzare il prodotto dopo aver bagnato le altre aree della barca, in modo tale che nel caso in cui dovessero esserci colature di tech o appunto sporco residuo non creano problemi al gel coat, perché dopo può essere molto antipatico, molto scocciante anche dover rimuoverlo dalle altre parti della barca. Quindi abbiamo aspettato i nostri 30 secondi o un minuto e andiamo a spazzolarlo. Quindi, dopo aver spazzolato, procediamo al risciacquo. Ho scelto di bagnare anche l'area non trattata per farvi rendere conto adesso dell'effetto visivo diverso, e possiamo vedere quindi che il legno è stato ripristinato molto bene con una sola passata, non abbiamo dovuto fare una seconda applicazione del prodotto. Le aree che vedete qui in video penso si veda con un riflesso più biancastro, come se fosse appunto ancora non trattato, è semplicemente perché il legno è molto consumato, quindi qui è molto sfibrato ed ha dei riflessi più chiari. Non è dovuto all'applicazione del prodotto, perché lo possiamo vedere anche in queste aree qui, nell'altra zona. Quindi possiamo dire che il prodotto ha agito molto bene, io lo consiglio appunto per coloro che hanno bisogno di lavorare in fretta e appunto senza poter utilizzare molta acqua, quindi è necessario soltanto utilizzare l'acqua per il risciacquo, e in questo caso potremmo utilizzarlo anche ad esempio una barca che si trova con carenza d'acqua e quindi può usare ad esempio anche solo l'acqua del serbatoio e può utilizzare senza alcun problema questo prodotto. E esente da fluorati, quindi l'azienda cerca anche di non inquinare molto o di creare danni alla pelle, perché appunto i fluorati possono essere danneggiati. Nonostante questo, io vi consiglio di utilizzare anche sempre i guanti per non creare appunto problemi alla pelle. Aspettiamo adesso che si asciughi e ci rendiamo conto appunto del risultato prima e dopo. Come si vede anche in video, l'area trattata è stata totalmente ripristinata, il legno ha assunto il suo classico colore chiaro originario, e appena possibile provvederemo comunque a trattarlo con un olio protettivo per testarne le qualità e cercare comunque di ripristinare un po' l'estetica di questo legno, che comunque come vedete è molto molto consumato. Quindi vi
Lascio al prossimo aggiornamento con la protezione dell'olio. Per ora è tutto, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace alla pagina Facebook, ma non perdete i prossimi aggiornamenti sempre su Pulizia Barca.